Trante che ci prova, ma la palla esce fuori di poco. Oggi il bomber del Miano ha sbagliato un po' troppi gol, a mio avviso. Ma ecco il gol della domenica, e D'Ambronzo toglie le ragnatele che si erano messe nel buco della porta di D'Andrea. Questo gol potrà provarci altre 100 volte, ma difficilmente ci riuscirà. Comunque fatto sta che dell'1-0 per la Real d'Ortense, ma il Miano ci prova ancora, ed ecco Attore che si fa anticipare da Pezzullo. Poco freddo l'attaccante del Miano, e si vede al 40° l'espulsione per proteste del numero 10 Florio. Quindi il Miano, oltre a perdere 1-0, si deve trovare a fronteggiare gli ultimi 5-10 minuti con l'uomo in meno. Ed ecco che la Real Ortense prova ad andare avanti ancora con Romano, un tiro da fuori area, ma la palla esce di poco. Ma ecco che l'autore del gol del Real Ortense, per doppio giallo e per fallo su Mastrunzo, si fa espellere. Ma mancano solamente 3 minuti che il Miano riesce a pareggiare gli uomini in campo. Ma ciò non toglie una ghiotta occasione per Attore, che spreca malamente buttando la palla alta. Ultima emozione della partita, Real Ortense batte Miano 1-0. Purtroppo il risultato per me non è che bugiardo. Il primo tempo, se noi vincevamo 2-3-0, non ci avevamo rubato nulla. Abbiamo avuto 3 palle limpide gol il primo tempo, e il secondo tempo abbiamo avuto ancora palle per vincere la partita. Loro un tiro in porta hanno vinto la partita. Purtroppo il calcio è questo. Il tiro della domenica è stato. Sì, ma è stato anche il tiro della domenica, ma siamo stati noi ingenui a non accorciare sul centrocampista, perché palla scoperta si rincula e non si sale, invece noi non abbiamo accorciato sul centrocampista. Purtroppo lui ha avuto tutto il tempo di calibrare il tiro e fare il gol della domenica. Purtroppo questo è. Mister, voi siete una squadra che crea tantissimo, si è visto oggi penso una decina di palle gol, ma il problema è non buttare la palla dentro, serve qualche bomber, qualcosa, mi dica lei. Sì, a noi ci sono state delle partenze, i vari Carnicelli, io ho chiesto alla società una punta per rinforzarci, perché comunque abbiamo Carnicelli è andato via, e ho chiesto una punta alla società, un esterno basso e un centrocampista. La società sta facendo dei sacrifici, perché noi non ci dimentichiamo che comunque siamo una matricola, siamo una matricola e stiamo facendo benissimo, perché oggi se vincevamo la partita ci mettevamo primi in classifica con una squadra molto giovane, tranne i 2-3 esperti, poi una squadra tutti 94 93, ci abbiamo un 93, un 92, il resto sono tutti 94. Poi avete anche perso a volte. E allora abbiamo la moviola con Peppe. Allora Peppe, ci sarà una sola azione, mi sembra. Sì, una sola azione, la possiamo anche vedere velocemente. C'è questo adesso, ecco, la regia parte, c'è questo fallo praticamente che viene fatto nei confronti del numero 5 del Miano e l'espulsione del relativo giocatore. Io vorrei soltanto fermare un attimo su questo punto che mi sembra il più importante. Come vedete, l'arbitro fa una notifica praticamente al giocatore espulso, se si può rivedere va bene, comunque se fa una notifica al giocatore espulso un po' più dietro, quasi inseguendolo. Questo è un comportamento praticamente che va sottolineato in maniera negativa, cioè l'arbitro praticamente deve espellere il cartellino e aspetta che il giocatore giri il proprio sguardo e poi ne fa la notifica relativa. Perfetto, benissimo, grazie, ti saluto Peppe. Prego. Grazie mille. A voi. Allora, adesso fra poco manderemo in onda l'inno finale, quello del Napoli, Napoli vincente. Questa sigla, pensate, interpretata dall'autore Barbato De Stefani, sarà cantata dallo stesso sabato sera alle 17 a Piazza Dante per la raccolta dei fondi di Telethon. Più di questo cosa dire? Sì, mi raccomando, correte in tanti. E arrivederci, ringrazio allora, il Napoli ha pareggiato. Ecco, facciamo gioire un po' i nostri... Perdeva 1-0, perdeva 1-0. Adesso ha pareggiato 1-1, adesso siamo più tranquilli. Io ringrazio i miei ospiti, grazie mille a tutti. A risentirci. Vai Fabio, tirati su, vai. Allora andiamo con l'inno, via con la regia.
Super Game TV è il nuovo canale dedicato interamente al mondo del gioco. Dal Poker Texas